Fondi comunitari arrivati e sfruttati sul territorio grazie all'azione del GAL Ernici Simbruini. Sono tanti gli esempi di come il piano di sviluppo locale abbia contribuito a migliorare tanti punti diversi della provincia, in particolare Acuto, Alatrico, Lepardo, Fiuggi, Guarcino, Trivigliano, Torre Cajetani e Vico nel Lazio. Per illustrare tutti i risultati è stato scelto un posto, a Torre Cajetani, emblematico. È uno stabile dove, fino al 1921, veniva imbottigliata la preziosa acqua delle fontanelle, un edificio poi abbandonato, ma adesso tornato a vivere proprio grazie ad un progetto del GAL. Oggi, a distanza di quasi un secolo, ci ritroviamo in questa struttura perfettamente agibile, perfettamente ristrutturata. Non devo far altro che ringraziare il GAL, il presidente e naturalmente tutte le ragazze e ragazzi che hanno saputo nell'arco di un quinquennio portare avanti un discorso territoriale. Ma i progetti hanno coinvolto tutti i comuni della zona. In questo territorio si è riusciti in questo obiettivo di promuovere in qualche maniera la tipicità. Quali tipicità? Sono quelle dei prodotti agricoli, sono quelle del turismo, sono quelle delle tradizioni. Ecco che attraverso il GAL abbiamo attinto a finanziamenti europei. Ad Acuto invece con gli stessi fondi si è puntato al turismo montano, investendo per esempio nella realizzazione di percorsi naturalistici e aree picnic. Ha rappresentato un'occasione di creare sinergie territoriali al di là dei singoli campanili e questo è un fatto di per sé positivo a prescindere dalle cose che poi si riesce a raggiungere, perché ovviamente lo sviluppo di un territorio non può essere legato alle azioni di un singolo comune. Sinergia quindi è questo lo strumento utilizzato dal GAL Ernici Simbruini. Gli attori principali sono i cittadini, sono gli imprenditori, sono i comuni che si mettono insieme per fare questo partenariato pubblico-privato. Siamo nella conclusione di questa programmazione, quindi nella rendicontazione di tutto il lavoro svolto in questi 5 anni. Già siamo pronti per ripartire per la prossima programmazione 2014-2020.